Buonasera a tutti, Shavua Tov, riprendiamo le nostre lezioni. La lezione questa volta sarà sulla Parashah. La Parashah è quella di Shelach Lecha, che è una Parashah estremamente importante, in realtà estremamente drammatica. Vedremo di capire esattamente alcune cose di questa parasha, che ha un argomento principale sostanzialmente che occupa quasi interamente la parasha. L'argomento che occupa la parasha è quello degli esploratori, e vediamo di cosa si tratta. Quindi una parte della lezione sarà proprio raccontare quello che succede. Per prima cosa dobbiamo vedere un momento quello che succede. Prima di cominciare la lezione, come usiamo fare, cominciamo con una tefillah per chiedere a Kadosh Baruch Hu la guarigione dei malati e per chiedergli di farci uscire da questo periodo difficile. Leggiamo i Salmi 20 e 121. L'Amnazer Mizmore David, Yan Hadonai Beyon Sarah, Yesagel Hashem, Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh, Umitzion Yisadeka, Yizkor Kol Minchotecha, Ve'olatecha Yedash Nesela, Yitzen Lecha Ki Yovecha, Ve'chol Atzotecha Yemalem, Nerananah Bishvotecha, Ushem Elanu Yigol, Yemale Adonai Kol Mishalotecha, Teyadati, Ki Yoshia Yabonai, Yoshia Neyemino, יש ירדני משיחו, יענר משמע קדשו, בגבות יש ימינו, אלה ברכה ובסוסים, ואנחנו בשם אדם אלינו, אז כי הם מה קראו ונפל, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני יושיע, המלך, יעננו בים קוראנו, סלמות 121, שיר למעלות, אשא עיני להרים מעבר עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך, יום השמש ויקקה, וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רם, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. כי השם אזכורתי לנוסרת תפילות. בנה. Cominciamo la nostra lezione, la seconda lezione, e cominciamo sinceramente per prima cosa raccontando quello che succede. Allora, faccio una piccola premessa a quello che succede. Questa parasha io ho detto prima che è una parasha drammatica. Perché è una parasha drammatica? Perché beh, la conseguenza di questa parasha sarà che la generazione che è uscita dall'Egitto con l'obiettivo di andare in terra di Israele, di conquistare la terra di Israele, di prendere possesso della terra di Israele, beh, quella generazione non entrerà in terra di Israele. Questa sarà la punizione, questa sarà la conseguenza di ciò che succede nella nostra parasha. Gli ebrei saranno condannati a vagare per 40 anni nel deserto, che significherà la morte di un'intera generazione. L'intera generazione uscita dall'Egitto morirà nel deserto e non entrerà in Eretz Israele. Saranno solo i figli di quella generazione a entrare in terra di Israele. Quindi la conseguenza è veramente drammatica. Si tratta del fallimento, in qualche modo, dell'uscita dall'Egitto. Perlomeno per quella generazione si tratta di un fallimento terribile, di un fallimento pesante, veramente pesante. Bene, oppure, o meglio male, cosa succede in quella parasha? Che cosa succede in questa parasha? Provo a raccontarlo, partendo dall'inizio. La parasha comincia con questo verso, comincia col verso in cui Dio dice a Mosè, Shelach lecha anashim, manda per te degli uomini, manda per te degli uomini, vayaturu eteret Canaan, e esploreranno la terra di Canaan.
Insomma, la missione è una missione abbastanza semplice, teoricamente abbastanza semplice. Mosè deve mandare delle persone. Le persone hanno un compito abbastanza ovvio. Il compito è quello di esplorare la Terra, per usare un eufemismo, il compito è quello di fare le spie. Ok? È un compito di spionaggio, è un'azione di spionaggio, è una classica azione di spionaggio. Si vuole conquistare quella terra, questo è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di conquistare quella terra. Bisogna andare a vedere, insomma, dove sono le fortificazioni nemiche, come è organizzato l'esercito, come funziona la terra, dove sono i punti da colpire, dove sono i punti da cui difendersi. È più o meno normale, ok? Diciamo più o meno normale. Quindi Dio dice, Moshe, Shelach Lecha Anashim, manda per te degli uomini. Se anche se andate a vedere il commento di Rashi, già qualcosa non funziona. Perché qualcosa non funziona? Perché Rashi dice, guarda, se vuoi mandarli, mandali. Se tu proprio desideri mandarli, mandali. Io non te lo dico di mandarli. Ma come non te lo dico di mandarli? C'è scritto che gli dice di mandarli. Che vuol dire? In realtà Rashi gioca sulla parola lecha, manda per te. Sei tu che decidi. Se lo vuoi fare, fallo. Se non lo vuoi fare, non farlo. Io non ti dico di mandarli. Insomma, di chi è l'iniziativa? È Dio che prende l'iniziativa di mandare questi uomini? È Mosè che prende l'iniziativa? Oppure qualcun altro che prende l'iniziativa? In realtà qui abbiamo una storia raccontata due volte. Raccontata due volte, una volta è raccontata in questa parasha e una volta è raccontata nella parasha di Devarim all'inizio dell'ultimo libro della Torah. Cosa si racconta nella parasha di Devarim? Beh, si racconta una storia un po' diversa da quella che viene raccontata in questa parasha. Si racconta che in Devarim si racconta questo, che il popolo ebraico si presenta davanti a Mosè. E chiede di mandare delle persone a esplorare la terra, a vedere se si tratta di una terra buona, eccetera, eccetera. E Mosè si rivolge a Dio. A Mosè questa idea piace, ok? Questa idea piace. E Mosè si rivolge a Dio. E Dio gli dice: guarda, io non capisco perché tu debba mandare delle persone. Perché? Che cosa vuoi sapere se la terra è buona? Te l'ho detto io che la terra è buona, che bisogno c'è di vedere se la terra è buona? Vuoi sapere se si può conquistare? Ma ti ho detto io che si può conquistare la terra, ti ho detto io che io sarò con voi e io vi farò conquistare la terra. Non la conquistate con la forza delle vostre armi, con la potenza del vostro esercito, la conquistate perché Kadosh Baruch Hu vi aiuta a conquistarla. Comunque gli dice, se vuoi mandarli, mandali. Bene, quindi la cosa funziona in questo modo. Il popolo chiede. Mosè accetta, anzi sembra gradire la cosa. Dio non sembra gradire così tanto. Però a questo punto dà il permesso di mandarli. E questa sarà la domanda a cui tenteremo di rispondere alla fine. Però come mai a Mosè questa idea piace? Come mai Dio, nonostante l'idea non gli piaccia, dice di sì. Insomma, tutta questa storia potrebbe essere risparmiata. Questa storia, ripeto, ha una conclusione drammatica, però la cosa terribile è che questa storia si poteva risparmiare. Bastava che Dio dicesse no, non ci va nessuno. Bastava che Mosè dicesse no, non ci va nessuno. E tutta questa storia non ci sarebbe stata. Però la storia c'è. Mosè a questo punto sceglie le persone. Come le sceglie? Le sceglie in questo modo, un rappresentante per tribù. Le persone che vengono scelte sono i rappresentanti delle varie tribù. Per ogni tribù viene mandato un rappresentante importante, evidentemente, un capo, uno dei capi delle tribù. Quindi un rappresentante per tribù. Non vengono scelte delle spie professioniste, tanto per essere chiari, non viene scelto una persona che fa come mestiere la spia, no, vengono scelti dei rappresentanti politici sostanzialmente, delle persone che rappresentano le tribù. Comunque la Torah precisa che si tratta di persone tutte di alto livello intellettuale, di alto livello spirituale.
esploratori sono 12 e vengono mandati 12 esploratori. Beh, questi esploratori esplorano la Terra, vanno e esplorano la Terra, vanno dappertutto, riescono ad andare miracolosamente un po' dappertutto. E dopo essere andati, dopo aver esplorato tutta la Terra, a questo punto tornano indietro. E qui succede il patatrac. Che succede a questo punto? Cosa riferiscono gli esploratori? Attenzione, gli esploratori hanno avuto delle oraot, delle istruzioni su cosa fare. Moshe gli dice, beh, dovete controllare com'è la terra, se è una terra fertile, se è una terra in cui ci sono... Se è una terra in cui ci sono fortificazioni, se il popolo che vi abita è un popolo forte o non è un popolo forte, insomma, hanno ricevuto delle istruzioni precise. Esploratori ritornano indietro tanto per cominciare portandosi dietro qualcosa, portandosi dietro i frutti della terra. E qui credo che tutti abbiate visto qualche raffigurazione della storia degli esploratori, in cui questi esploratori ritornano con frutti giganteschi. Non so, credo che qualcuno di voi forse avrà visto una raffigurazione del grappolo d'uva gigantesco che portano dietro, che non riescono a reggere neanche in due persone, eccetera, eccetera. Portano dietro frutti giganteschi. Quindi terra non fertile, straordinariamente fertile, eccezionale. Bene, ritornano indietro. Che succede a questo punto? A questo punto, attenzione, se si tratta di persone mandate a spiare, fare un po' di spionaggio, a chi devono riferire? Dovrebbero riferire al capo, al generale, al capo dell'esercito, al capo politico, cioè a Mosè. Dovrebbero riferire a Mosè. E invece radunano tutto il popolo. Radunano tutto il popolo e fanno un discorso di questo tipo. Dicono, bene, siamo andati a esplorare la terra. La terra è veramente stillante latte e miele. È veramente una terra straordinaria dal punto di vista della fertilità, eccetera, eccetera. Terra straordinaria, terra stillante latte e miele. E vi faccio vedere com'è stillante latte e miele. Questo è il frutto. Guardate i frutti giganteschi. Però a questo punto aggiungono qualcosa. Beh, sapete, i frutti sono giganteschi come tutto in quella terra. Tutto è gigantesco. Quella è una terra abitata da giganti. Il popolo che abita in quella terra è un popolo di giganti. È un popolo di una forza straordinaria, di una potenza straordinaria, di una forza militare straordinaria. Per noi è impossibile conquistare quella terra. Noi non ce la faremo mai a conquistare quella terra. Quella terra è più grande, quel popolo è più forte di noi, è troppo forte rispetto a noi. Voi sapete che in ebraico la parola di noi, si dice allo stesso modo di lui. Mimmennu vuol dire sia di noi che di lui. Rashi dice. Gli esploratori stanno dicendo non solo che il popolo che abita in quella terra è più forte di noi popolo ebraico, ma è più forte di lui, è più forte di Dio, è più forte, non riesce, neanche Dio riesce a affrontare un popolo del genere, un popolo di quella potenza, di quell'importanza. Bene, questo è quello che dicono, ma dicono anche qualcos'altro. Dicono Nitna Rosh Venashuva Mitzrayim. Poniamo un capo su di noi e torniamo in Egitto. Noi non potremo mai conquistare quella terra, noi non potremo mai farcela con tutto questo popolo. Torniamo indietro, torniamo in Egitto. È enorme quello che dicono, è assolutamente enorme, assolutamente enorme. Stanno dicendo che tutto quello che hanno fatto, l'uscita dall'Egitto, il Matan Torah, tutto quello che c'è stato, viene buttato via. E si ritorna indietro, si ritorna all'Egitto, si ritorna alla schiavitù in Egitto, si ritorna da dove si era partiti. Il popolo rimane sconvolto da quello che dicono gli esploratori.
Il popolo piange davanti a quello che dicono gli esploratori. Ci sono solo due voci dissenzienti. Le due voci dissenzienti sono quelle di Yehoshua e Caleb. Yehoshua tenta di parlare, però viene subito azzittito. Chi parla è Caleb. Caleb Ben Yefunè, personaggio che fino a questo momento è sconosciuto, che improvvisamente rappresenta il controcampo rispetto agli esploratori. Si rivolge al popolo e dice: attenzione, non metto in discussione quello che hanno detto, è assolutamente vero. Tutto quello che hanno detto è assolutamente vero. Ma c'è qualcosa che non hanno detto. La cosa che non hanno detto è che noi ce la possiamo fare, anzi, che noi sicuramente ce la faremo. Perché sicuramente ce la faremo? Perché Dio è con noi, perché Dio ci aiuterà. Noi siamo in grado di conquistare quella terra. Perché siamo in grado di conquistare quella terra? Perché se abbiamo un esercito potente, perché abbiamo le armi di ultima generazione? No, non abbiamo niente di tutto questo. Gli altri sono più forti di noi? Sì, forse. Ma noi ce la possiamo fare per un motivo molto semplice. Dio è con noi. Dio ci farà vincere quella guerra. Dio ci farà conquistare quella terra. Perché lo dico? Su cosa mi baso per questa espressione di fede quasi cieca? Beh, mi baso sull'esperienza che abbiamo avuto fino adesso. Noi siamo usciti dall'Egitto, cioè dalla più grande potenza dell'antichità. Abbiamo sconfitto la più grande potenza dell'antichità con le nostre forze. Ma quali forze? Eravamo degli schiavi in Egitto, impauriti e terrorizzati dagli egiziani. Figurarsi se noi possiamo sconfiggere l'Egitto. È stato grazie a Dio che abbiamo sconfitto l'Egitto. E usciti dall'Egitto abbiamo sconfitto Amalek, che è un altro popolo che era difficilissimo da sconfiggere, un popolo di guerrieri, eccetera, eccetera. Abbiamo vissuto in mezzo ai miracoli, abbiamo avuto la manna che scendeva dal cielo, il pozzo da cui veniva fuori l'acqua, le nubi che ci hanno protetto dai nemici, dalle intemperie, eccetera, eccetera. Quindi Caleb dice: noi ce la possiamo fare, noi possiamo farcela. Caleb riesce a catturare l'attenzione del popolo. Però questa attenzione viene catturata soltanto per un momento, soltanto per il momento in cui Caleb riesce a catturare l'attenzione. Quello che rimane impresso al popolo ebraico è ciò che dicono gli esploratori. Quello che rimane impresso al popolo ebraico è il quadro terrorizzante che hanno fatto gli esploratori. Gli esploratori usano molti mezzi, c'è molta demagogia in quello che dicono gli esploratori. Per esempio, ricordano che in quel posto c'è Amalek, ci sono quelli che li avevano attaccati appena usciti dall'Egitto, ricordano i giganti che hanno visto in quel posto, ricordano una serie di cose. Ma non solo dicono questo. Noi eravamo, dicono una frase che è una frase terribile in realtà. Noi davanti a queste persone, a questi giganti, eravamo come cavallette. Noi ci sentivamo delle cavallette, eravamo ai loro occhi come delle cavallette. Bene, tutto questo fa una grande impressione sul popolo ebraico. E il popolo ebraico a questo punto sembra voler veramente fare marcia indietro, ritornare indietro. Che succede a questo punto? Questo punto succede che ci sono diverse reazioni. Abbiamo visto la reazione di Josué e Caleb. Qual è la reazione del leader del popolo ebraico, dei due leader del popolo ebraico, Moshe e Aaron? Beh, la reazione di Moshe e Aaron è che Moshe e Aaron sono distrutti da questa cosa. Sono devastati da quello che sta succedendo. C'è motivo di essere devastati. Non riescono a dire una parola, sono ammutoliti davanti a quello che sta succedendo, davanti a un popolo che sta dicendo che tutto quello che è successo fino adesso va cancellato e si deve ritornare in Egitto. Dopodiché c'è la reazione di Kadosh Baruch Hu. La reazione di Dio è che Dio dice:
per la seconda volta, dopo il vitello d'oro, che questo popolo non merita di vivere, che questo popolo va distrutto, che questo popolo deve essere distrutto. E a questo punto abbiamo per l'ennesima volta la tefillà di Mosè, la preghiera di Mosè, che chiede la salvezza del popolo ebraico, che chiede il perdono per il popolo ebraico, portando varie motivazioni. Non voglio entrare in tutto quello che dice Mosè perché non abbiamo tempo, ci sono moltissime cose da dire su questa parasha. E che cosa ottiene Mosè? Mosè ottiene un perdono, ma un perdono parziale, attenzione, non è il perdono del vitello d'oro, è un perdono parziale perché, tanto per cominciare, ovviamente, gli esploratori vengono puniti e puniti in maniera molto grave, molto pesante. Muoiono tutti in una magheffa, in una pestilenza. Ma c'è qualcosa che però riguarda l'intero popolo. L'intero popolo in realtà subisce una condanna. Non è perdonato nel senso che va bene, ha fatto uno sbaglio e viene perdonato, ma in realtà il popolo viene condannato. Viene condannato a una morte indifferita, una morte rimandata. Il popolo non morirà subito, la distruzione del popolo non avverrà, però quel popolo dovrà rimanere 40 anni nel deserto e quei 40 anni in realtà sono una condanna a morte. Sono una condanna a morte perché quella generazione viene condannata, quella generazione viene condannata a morire gradualmente. In quei 40 anni tutta quella generazione morirà. Attenzione, tutta quella generazione intendo dire proprio tutta, compresi i capi della generazione, compresi Mosè e Aaron. Mosè e Aaron, anche loro moriranno in quei 40 anni, per quel motivo, per altri motivi, ma moriranno in quei 40 anni. Quindi tutta la generazione uscita dall'Egitto morirà in quei 40 anni. Siamo davanti alla morte di una generazione, alla fine di una generazione che verrà sostituita dalla generazione successiva. Ci sono solo due eccezioni, le due eccezioni sono proprio Yahushua e Caleb, sono i due esploratori che hanno parlato in maniera diversa, che hanno parlato in maniera diversa. Bene, domanda. Qui abbiamo un crollo di tutto, in realtà sta crollando tutto quanto, crolla quella generazione, ma crollano anche i leader di quella generazione, crollano gli esploratori tanto per cominciare. Gli esploratori sono dei leader, non sono delle persone qualsiasi, sono i capi delle tribù, sono leader del popolo ebraico, sono persone importanti, quindi c'è una leadership che in quel momento sta crollando. Ma in realtà, è difficile dirlo, ma in realtà anche il leader per eccellenza non dà una grande prova in questa storia. Anche il leader per eccellenza è ammutolito davanti a quella storia, a questa storia. Moshe Rabbeinu non reagisce, non sembra reagire. Sì, certo, reagisce dopo per salvare il popolo e fa qualcosa di straordinario, come sempre, Moshe fa qualcosa di straordinario, ma non riesce a reagire davanti al popolo, non riesce a dire qualcosa davanti a quello che succede col popolo. Moshe sembra distrutto. Bene, come mai queste persone reagiscono in questo modo? Cominciamo da Mosè. Perché Mosè reagisce in questo modo? E in realtà la domanda potrebbe essere un'altra. La domanda è: ma perché Mosè manda gli esploratori? Non poteva prevedere che una cosa del genere poteva essere pericolosa. Insomma, io mando qualcuno. Io mando qualcuno a farmi dire se va bene o non va bene. Ma insomma, ci sono 50% di possibilità che mi dica non va bene. Perché prendermi il rischio? Non mando nessuno. Lascio perdere, non mando nessuno. Perché prendere il rischio? Attenzione, è quello che gli dice sostanzialmente Hashem. Hashem gli dice: io non ho bisogno di mandare qualcuno. Se tu vuoi mandare, li mandare, ma io non ho bisogno di mandare qualcuno.
Perché Mosè manda gli esploratori? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, per oggi ci limitiamo a due, poi magari approfondiremo in un'altra lezione. La seconda domanda, che cosa induce gli esploratori, che la Torah precisa, sono Kullam Anashim, tutte persone di alto livello, che cosa induce gli esploratori a un comportamento del genere? A mandare all'aria tutto il programma dell'uscita dall'Egitto, che cosa fa porta gli esploratori a comportarsi in questo modo? Cominciamo da Mosè. Perché Mosè manda gli esploratori? Beh, una risposta potrebbe essere nella parasha che abbiamo letto questa settimana, questo Shabbat, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Che cos'è quella parasha? Beh, in quella parasha abbiamo una serie di crisi del popolo ebraico. Ricordate? Il popolo ebraico che si lamenta non si sa bene di cosa. Sono mitonenim vuol dire che si voltano da una parte all'altra per lamentarsi, per trovare un motivo per lamentarsi. Si lamentano perché non hanno la carne, si lamentano per questo, si lamentano per quest'altro. Abbiamo una serie di cadute del popolo ebraico. Il popolo ebraico è un popolo che è in profonda crisi in quel momento lì, profonda crisi che viene percepita in maniera molto forte da Mosè, tanto che Mosè è disperato davanti al comportamento del popolo ebraico, si chiede se debba fargli da balia, se debba trattarlo come un neonato che fa i capricci. Il popolo ebraico, che cosa è successo al popolo ebraico? Beh, Chachamim dicono che il popolo ebraico in realtà ha cominciato a perdere entusiasmo. Ha cominciato a perdere entusiasmo, l'entusiasmo che aveva nel momento dell'uscita da Egitto, del passaggio del mare, del Mattantora. Momenti straordinari ci sono stati, ma siamo in un momento in cui quei momenti straordinari sono passati. E a quel punto succede che ci si lamenta di qualcosa semplicemente perché in realtà non si è più contenti. Bene, questa insoddisfazione viene percepita da Mosè. E Mosè ha bisogno di un popolo che deve entrare in Eretz Israel, conquistare la terra. Ha bisogno di un popolo che sia convinto di quello che fa. Ha bisogno di un popolo motivato a fare quello che fa. Si tratterà comunque di entrare nella terra, di conquistare la terra, di fare un lavoro straordinario, di fare un lavoro molto forte all'interno della terra. Non è soltanto la conquista, è anche che bisognerà poi viverci in quella terra, bisognerà costruire quella terra, bisognerà costruire tutto ciò quello che c'è da costruire. Un popolo demotivato, un popolo che ha perso entusiasmo, riuscirà a farlo? E a questo punto Mosè, quando vede che il popolo chiede di mandare degli esploratori, vede in questo un'occasione. Mosè sa bene, perché Dio gliel'ha detto, perché Dio gliel'ha detto, per Mosè quello che ha detto Dio ovviamente è fuori discussione, che quella terra è una terra veramente sì, latte, latte e miele. È una terra bella, è una terra buona, è la terra straordinaria che Dio ha promesso. Mosè manda gli esploratori perché? Perché pensa che gli esploratori torneranno e diranno la verità. E diranno che quella è una terra straordinaria, che quella è una terra bellissima e spera attraverso gli esploratori, che ricordiamolo, non sono persone qualsiasi, sono personaggi di alto livello intellettuale, di alto livello spirituale, attraverso gli esploratori, di fare un'iniezione di entusiasmo nel popolo ebraico, all'interno del popolo ebraico. Probabilmente questo è quello che spera Mosè. Beh, succede esattamente il contrario. Succede che invece gli esploratori non solo non fanno nessuna iniezione di entusiasmo, ma distruggono completamente il popolo, tolgono qualsiasi speranza, trasformano il popolo in un popolo di persone che sono disperate e che piangono disperatamente. Come mai fanno questo? Come mai gli esploratori fanno una cosa del genere? Che cosa li induce a un comportamento del genere? Io voglio portarvi
Ci sono molte risposte a questa domanda. Voglio portarvi due risposte. Una molto, che sembra quasi, molto, quasi triviale, molto terra-terra, che però è una risposta importante, nonostante sia terra-terra, a volte le risposte terra-terra sono risposte molto importanti. E attenzione, è una risposta che sorprendentemente, è una risposta molto semplice in realtà, che sorprendentemente viene data da un libro, dal libro fondamentale della mistica ebraica, che è lo Zohar. Beh, cosa dice lo Zohar? Come mai gli esploratori arrivano e dicono che la Terra non è possibile conquistarla? La risposta dello Zohar è, beh, gli esploratori lo fanno apposta. Perché? Perché non vogliono lasciare il deserto. Gli esploratori non vogliono andarsene dal deserto, vogliono rimanere lì. Perché vogliono rimanere lì? Bene, lo Zohar dice per un motivo banale in realtà, per un motivo molto semplice. Nel deserto gli esploratori sono persone importanti, sono dei capi tribù, sono persone che hanno un ruolo importante. Che succederà una volta entrati in Eretz Israel? Beh, una volta entrati in Eretz Israel si rimescoleranno le carte. Chi ha un ruolo importante in Eretz Israel probabilmente non lo avrà. Chi ha un ruolo importante nel deserto probabilmente non avrà lo stesso ruolo in Eretz Israel. Probabilmente cambieranno le cariche, cambieranno i ruoli, il popolo si spargerà da varie parti e quelli che erano i ruoli assegnati nel deserto non saranno gli stessi. Insomma, cambia la situazione, cambia il posto, cambia la collocazione geografica, cambiano anche i capi. Questo succede spesso che ogni generazione ha i suoi capi e ogni luogo ha i suoi capi, i capi adatti a quel luogo, i capi adatti a quella generazione, i capi adatti a quel momento particolare. Gli esploratori questa cosa la sanno. Bene, non vogliono perdere il potere. Non vogliono perdere il ruolo che hanno. Questa è la risposta che dà lo Zohar. Ripeto, è una risposta apparentemente banale, però dobbiamo tener conto di una cosa. Stiamo parlando di esseri umani e gli esseri umani molto spesso agiscono per motivi banali, motivi di potere, motivi di ruolo da ricoprire. Queste motivazioni sono motivazioni che fanno parte della psicologia umana, fanno parte dei retropensieri degli esseri umani. Non credere a questo, credere che gli esseri umani vivono su una specie di nuvola in cielo, per cui non hanno interessi particolari, bene, questo significa non capire che cosa sono gli esseri umani. E quindi lo Zohar dà una spiegazione semplice, hanno paura di perdere il loro ruolo. Hanno paura di perdere il loro potere, hanno paura di perdere la loro importanza. Questa è un'interpretazione. Voglio portare un'altra interpretazione, molto più spirituale, di livello diverso forse, però che in realtà alla fine dice la stessa cosa. È una spiegazione che ha la sua origine in vari commentatori, soprattutto in commentatori hassidici nel mondo hassidico. Questa spiegazione viene data per esempio da Rebbe dei Lubavitch, ma anche da altri commentatori hassidici. Qual è l'interpretazione? Beh, gli ebrei hanno vissuto fino adesso nel deserto. Hanno vissuto nel deserto in maniera straordinaria. Hanno vissuto con le nubi che li seguivano e li proteggevano dai nemici e dalle intemperie. Hanno vissuto con la manna che scendeva dal cielo. Hanno vissuto con il mare che si apriva al loro passaggio. Hanno vissuto in mezzo a miracoli straordinari. Hanno vissuto con un rapporto con Dio continuo, con un rapporto con Dio quasi personale. Che succede nel momento in cui si entra in Eretz Israel? Nel momento in cui si entra in Eretz Israel, tutto questo finisce. Finisce il periodo dei miracoli straordinari. Finisce il periodo del mare che si apre e della manna che scende dal cielo.
Quando 40 anni dopo entreranno in Eretz Israel, appena entrati in Eretz Israel smetterà di scendere la manna. Quindi cambia l'epoca, cambia il mondo, non è più il mondo precedente, non è più il mondo del deserto, ma è un altro mondo. È un mondo in cui bisognerà costruire un paese, bisognerà mettersi, rimboccarsi le mani che è lavorare la terra. È un mondo in cui si vivrà una vita apparentemente normale, una vita, la vita che vivono tutti i popoli. Bene, secondo questa interpretazione, gli esploratori non vogliono questo tipo di vita, non vogliono la vita degli altri popoli, non vogliono una vita che sia simile alla vita degli altri popoli. Vogliono continuare a vivere nel miracolo, vogliono continuare a vivere in questo rapporto straordinario con Kadosh Baruch Hu, in cui i miracoli sono parte della loro vita quotidiana. La manna che scende dal cielo è parte della loro vita quotidiana. Gli sembra di scendere di livello, gli sembra di scendere di livello spirituale, gli sembra che questo significa una discesa di livello spirituale. Non vogliono scendere di livello spirituale. Per evitare di scendere di livello spirituale, dicono che quella terra è impossibile da conquistare. Quella terra è una terra che divora i suoi abitanti. Quindi la motivazione in questo caso sarebbe una motivazione altamente spirituale. Vogliono vivere la vita del rapporto continuo con Dio, della vita dei miracoli, eccetera, eccetera. Perché è sbagliato tutto questo? Perché in realtà la vita dei miracoli, la vita del rapporto straordinario e miracoloso con Dio, è solo la premessa per la vita successiva. C'è un grande commentatore della Torah, che è Rambam, Rabbi Moshe Ben Nachman, che dice che in realtà i miracoli manifesti, l'apertura del mare, la manna che scende dal cielo, sono solo un modo di educarci, di educare noi stessi a credere e a vedere i miracoli nascosti. E quali sono i miracoli nascosti? Beh, i miracoli nascosti sono il sole che sorge la mattina, il fatto che la terra dia i suoi prodotti, la pioggia che scende dal cielo, questo è il miracolo nascosto. Tutto questo è il miracolo. Noi dobbiamo essere capaci di vedere il miracolo nascosto. E secondo Rambam, Rabbi Moshe Ben Nachman, il miracolo nascosto è più straordinario del miracolo manifesto. È più grande il sole che sorge e tramonta dell'apertura del mare. Noi abbiamo come obiettivo di arrivare al miracolo nascosto, cioè di riuscire a vedere il miracolo nella nostra vita quotidiana. Ed è questo quello che avverrà in Eretz Israel. Quello che avverrà in Eretz Israel è che i miracoli continueranno, ma continueranno in maniera diversa. Quello che avverrà in Eretz Israel è che il popolo ebraico sarà chiamato a costruire una società, a costruire una nazione, a costruire la propria vita quotidiana nella propria terra con l'aiuto di Dio, con un grande aiuto di Dio. Con un aiuto straordinario da parte di Dio, ma un aiuto straordinario che non è evidente come l'apertura del mare, ma che bisogna essere capaci di vedere. È un miracolo nascosto, è un aiuto nascosto. L'obiettivo è arrivare a questo. L'obiettivo non è il miracolo manifesto, l'obiettivo è arrivare al miracolo nascosto. E questo è il grande errore degli esploratori, non capire che l'obiettivo è questo. Credere che andarsene dal deserto significa crollare spiritualmente. E invece, secondo la visione della Torah, non è un crollo spirituale, ma un'elevazione spirituale. In realtà, entrare in Eretz Israel e vivere di miracoli nascosti è un'elevazione spirituale. Ma questo gli esploratori non lo capiscono, e questo porta al disastro che porterà ai 40 anni nel deserto e al fatto che solo la generazione successiva potrà entrare in Eretz Israel. Alla fine si realizzerà quello che dice Caleb, che dice noi ce la possiamo fare, però si realizza
40 anni di distanza. Caleb sarà uno dei protagonisti dell'entrata in Eretz Israele a 40 anni di distanza, però quella generazione non potrà entrare. Questo è quello che succede, ne riparleremo durante questa settimana. Vedremo di esaminare alcuni altri aspetti di questa parasha, che è una parasha, ripeto, estremamente importante. Però per oggi concludiamo qui. Vi auguro Shavua Tov, vi auguro una giornata serena, felice, vi auguro una settimana serena e felice. Ci vediamo martedì, Be'ezrat Hashem, alla stessa ora, alle 18. Martedì faremo Pirkei Avot, non Parashah, e poi la lezione successiva sarà di nuovo sulla Parashah e di nuovo vedremo di capire un po' di più su questa faccenda molto complessa, ma estremamente interessante degli esploratori. Shavua Tov a tutti.